Buongiorno, buongiorno, buongiorno. E questo qui, pensate che un bastoncino? Eh no, questo è... Sapete che cos'è questo qui? Bellissimo, eh? Fatto molto bene, guardate che molto bene, cioè c'è un pezzo di corno davanti anche, no, c'è proprio anche finale. Questo è tre piedi della Jackie, cioè Made in Germany, del 1930 circa. Vi faccio vedere com'è. Si svita questa parte qua, cioè qua non si utilizza. Ok. Ora guardate bene. Ok. Si apre in tre, quindi parte più lunga, facciamo così. E logicamente, oggi come oggi, non la utilizzerei questo qua perché sull'asfalto ovviamente scivola di brutto, quindi non è praticabile. Eccolo qua, questo è tre piedi a bastone, diciamo, fatta in Germania. Oggi veramente facciamo un pochettino fatica a utilizzare in questo tipo di tre piedi, perché ormai ce ne sono tante, anche tre piedi carbonio leggero, piccolo, non dico tascabile, ma molto anche utile, no? Perché per fare anche il ritratto fatto bene, nonostante ISO che possiamo alzare, ma non delegate solo a questo tipo di tecnicismo, perché ad esempio non solo ritratto, paesaggio ad esempio, se parliamo di paesaggio, utilizzare tempi lunghi ha anche il suo diciamo perché. Bene, allora basterebbe ad esempio un treppiedino leggero, questo è un carbon, questo è tascabile, e avere anche un treppiedino è molto utile. Beh, mi sono un po' perso in un'altra direzione, ma volevo presentare questo treppiede, è molto ma molto carino. Guardate che, ok, cioè è un po' come anche la forma, guardate forma, cioè riesce a far capire perché questo non è rotondo ma mezzo ovale, no? Però mettendo tutte e due insieme diventa rotondo. Un po' c'è quella tre piedi di Peak Design che hanno fatto un po' ovale, no? Bene, adesso mettiamo dentro tutto. Allora, questo è quella della base, è come un alloggiamento di altre due piedi. Ok, mettiamo così, ora li mettiamo dentro tutto. Una volta utilizzato a fare fotografia, ora mettiamo via. Poi rimettiamo. Sì, quanto utile è questo bastone come treppiedi non saprei. Sinceramente non saprei, ma sicuramente utile come un bel bastone. Cioè, guardate che è fatto veramente bene. Un po' cioè quel bastoncino che ha maestro Benengo Gardin, no? Che cioè, fa una bella camminata in montagna, anche lui ha un bastoncino molto, cioè fatto molto bene. Guardate che bello. Bene, ho fatto una piccola presentazione. Grazie dell'attenzione.